Siamo con Salvatore Petrotto, già sindaco del comune di Racalmuto. Il prossimo mese di giugno si andrà al voto e Salvatore Petrotto vuole riproporre la sua candidatura a primo cittadino con coalizioni, con alcuni partiti. Insomma, ci anticipi qualcosa? Sì, praticamente dopo 5 anni di deriva, insomma, dal punto di vista economico, fiscale, perché la tassazione nel nostro paese è la più alta d'Italia. Mi riferisco alla tassa sui rifiuti, alla bolletta idrica dell'acqua, mi riferisco all'IMU all'11 per mille, mi riferisco a uno strangolamento dell'intera economia locale e delle famiglie. E alcuni amici hanno pensato bene di, diciamo, lanciare un appello che io ho colto e di ripropormi come sindaco dopo aver fatto 3 legislature, quindi per 13 anni ho fatto il sindaco di Racalmuto, per mettere a disposizione la mia esperienza. Ma nello stesso tempo ho notato che ci sono molti giovani che saranno candidati nella mia lista, che saranno designati assessore, mi riferisco a Michelangelo Romano, mi riferisco a Salvatore Morgante, a Fabrizio Mantione. Sono giovani che potranno dare un contributo determinante per quanto riguarda lo sviluppo economico, che sono esperti in vari settori, attenzione, che hanno già dimostrato la loro capacità sul campo. Poi ci sono anche politici, diciamo, di rango, insomma, che forze politiche anche quale, non so se il PD se, e altre forze, è una lista civica, quindi probabilmente ci sarà qualche elemento che proviene anche può venire dal centrodestra, insomma, perché abbiamo la necessità di creare una coesione sociale che in questi anni è mancata, una concordia che è venuta meno perché ci sono le classiche faide locali che lasciano il tempo che trovano, quindi a un certo punto hanno pensato bene, ci mettiamoci assieme e vediamo di risollevare la sorte di un paese che da 10 anni a questa parte ha subito uno spopolamento impressionante, più di 2.000 persone sono andate via, siamo ridotti a poco più di 6.000 abitanti, eravamo 10.000 12 anni fa. Questo, diciamo, mi ha preoccupato perché farsi le valigie e andare via non è una bella cosa, quindi mireremo alle attività produttive, diciamo, cercare di creare posti di lavoro, perché questo vogliono i giovani, e soprattutto a creare quella serenità, quell'entusiasmo che manca da parecchio tempo. E per queste ragioni, conoscendomi, forse in molti sanno per il mio passato, che cercavo di infondere entusiasmo a piene mani, proprio per queste ragioni la gente veramente ci acclama lungo le strade, andiamo già in giro, siamo di fatto in campagna elettorale e speriamo bene, perché questi paesi altrimenti, come il mio, come altri, rischiano di scomparire.